Tesoro? Sì, cara. I breaker vanno alle Mauritius. Me l'ha detto ieri la Giulia. Noi è tanto che non facciamo una bella vacanza, no? E dove vorresti andare, cara? Boh, non lo so. In qualche paese esotico. Ma è così poco chic. Ci vorrebbe qualcosa di un po' più glamour per noi. Pensavo al Giappone. Giappone? Ma sei matta? Sta moda del Giappone. Sì, andiamo tutti in Giappone, così quelli l'anno prossimo ci passano avanti come niente. In che senso? Ma ti rendi conto che quelli non li ferma nessuno? Ci mancava una bella petroliera incagliata davanti alle coste e nel 2011 hanno avuto tutto. Disastri naturali, terremoti, faglie geologiche che ballano la rumba. Gli è esplosa una centrale nucleare. Ecco, giusto. E sono arrivati i secondi. Giappone. Ma dico io, come ti verranno certe idee? E non scordarti che sono terzi nel food, nonostante il tonno al mercurio. Noi siamo primi, vero amore? E ci mancherebbe che la patria della pizza non fosse prima. Invece pensavo, se andassimo in Austria? Cosa? Vuoi far vincere gli austriaci? Hanno solo la Sachertorte e sono quinti nel food. È una guerra, cosa ti credi? Si dice stasera ho una voglia matta di pizza, non stasera ho voglia di un bel ristorantino austriaco, no? Eh? Eppure loro sono quinti. Dai, gli Zoller cucinavano benissimo, soprattutto la madre. Ti ricordi i nostri amici di Klagenfurt? Quelli che ci riportavano sempre gli schnitzel. Odio la montagna d'estate. Infatti non ho detto di andarci d'estate, ma ora. D'autunno la Francia è meravigliosa. Ma sei uscita di senno? La Francia? Ha detto la Francia? Ma vuoi davvero l'anno prossimo andare a fare il pari con le Figi e l'Estonia intorno al 50° posto? Mettiamoci adesso ad andare in Francia. Ma no, dico io, qui non si sa più quello che si dice, eh? Devi stare calmo però, eh. E che ne so, io scommetto che vorresti andare a teatro, eh? A Parigi magari. Non ti dico all'opera, però. Ma non lo senti il fiato dei francesi? Secondi, quest'anno. E se no tu ti metti pure ad andare ad osannare la cultura francese, tanto vale che l'anno prossimo nel ranking ci mettano NP, Italia non pervenuta. Non ce lo possiamo permettere. Mettitelo in quella testa dura. Se non fosse per la cultura, il turismo e il food, l'Italia sarebbe ultima, capito? Ultima! Dopo San Marino! Sei noioso. Sei noioso! Di qua non possiamo andare, di là non possiamo andare, sotto di qua non va bene, sopra di là non va bene, primi, secondi, terzi, quarti. Lo sai dove devi andare te? Devi andare in un posto noioso come te. Il prossimo anno ti proporrei un'altra meta. Sai dove andiamo il prossimo anno? In Svizzera andiamo. Schifo. Lì non le mettono più nemmeno le sue. Ma perché non ha visto il giletto di lui? Neanche mio nonno lo porta più. Per 2000 euro. Roba da matti. Tesoro, ti è arrivata la conferma del ticket digitale? Certo, cara. Ieri sera, dopo aver prenotato con l'app di Trenitalia. Toh, guarda.
Ecco il ticket anche degli Uffizi e del teatro per stasera. Non ci resta che trovare un ristorantino. Sempre con questo TripAdvisor. Mai una volta che si possa andare all'avventura. Ma quale TripAdvisor? Ora si guarda i menu direttamente con Instagram. Deve essere una cosa dietetica. Ma i biglietti li hai presi? Presi? I biglietti. Treno per Firenze, partenza al Milan 6. Treno per Firenze, partenza al Milan 6. Ce li ho. Per il Duomo, vediamo. Di qua, Google Maps me lo dà come il percorso più veloce. Ma che comodità questo Google Maps! Scusi, per il Duomo? Sì, allora guardi, la piglia dritto per dritto, poi la fa... Sì, no, 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 di qua, sì, ecco, bravo. Da questa parte lì, poi si troverà un arco piccino sotto. Quando è lì, la chieda perché è lì. Grazie, grazie, molto gentile. Dove andiamo? Proviamo di là. Che cena meravigliosa, eh? Che pensare a tutti quelli che erano in fila davanti agli Uffizi. 3 ore buttate. E invece a noi resta anche il tempo per una bella passeggiatina romantica prima di andare a teatro. Scusi, ma il Duomo? Dov'è? Non saprei. Grazie. Ma nel 2012 roba da matti. Non so, sai, se ho scelto bene. Su TripAdvisor c'è delle review poco convincenti. Speriamo in bene. Cara, vedrai che se seguiamo i consigli sui piatti migliori ci troveremo bene. Oh, dice fanno dei carciofi fritti mondiali. Tu mettiti qua, ma. TripAdvisor non sbaglia mai. Se lo dici tu. L'ultima volta che ci ha portato a cena con i bini ci ha fatto mangiare una cassola. Cassola. Una cassola che sapeva di rancido. Tu fai come vuoi, io vado di carciofi. Cameriere! Parte di carciofi in ultima porzione. Attentati il polpettone, raccattalo. Cameriere? Salve, cosa vi porto? Per me polpettone e per lei roast beef. Non hai detto che erano buoni i carciofi fritti? News freschissime da TripAdvisor. I carciofi fritti oggi sono di rancido, polpettone top. Parola di Gabri75.
E te, Gabi, invece cosa ti porto? Carciofi fritti. Bravo, erano gli ultimi. TripAdvisor non sbaglia mai. Bene, siamo rimasti in pochi. Abbiamo fatto passi avanti, lenti passi avanti. Tu, Mirko, per esempio, so che hai una nuova fiducia nelle tue potenzialità e nella qualità della tua struttura. Sono cambiate molte cose dallo scorso anno per noi albergatori. Non smetterò mai di ripetervelo. Ci sto provando, ma è così difficile. Certe mattine io una voglia... So che puoi farcela. E tu, Costanza? Io continuo a farne uso. Quando l'ultima volta? Stamattina. Avevo tutte le stanze libere. Era un'offerta piccola, 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 solo per un weekend. Io, 2 mesi. Nemmeno un coupon. Brava! Ripetiamo insieme? Groupon non aiuta il mio albergo. Il social commerce è out. Groupon non aiuta il mio albergo. Il social commerce è out. Brava. Poi se ci pensi bene nemmeno torna questo discorso. Basterebbe levare la tassa di soggiorno, semmai. Ma te ancora mi stai a dare le colpe a questo e a quello. Guarda che qui che conta è la reputation. No, capisco. Ma se il comune mi lascia l'immondizia davanti alla porta, hai voglia te a reputation. Ecco, vedi. Oh, lo dice sempre anche il tuo sindaco. Non facciamo mai un tubo noi albergatori per la città. Ma anche la spazzatura mi devo levare da solo? Entra, ora mi fai il micragnoso. Il fatto è che bisogna pensare in grande e soprattutto svegliarsi. Essere più... Ma io ci provo. Qualche commento, un tweet. Ah, ho pure detto a una coppia di Isernia che era stata tanto contenta dello stufato di Gino che per una volta non gli era venuto catramoso di farmi una recensione positiva. Oddio, non è che si siano proprio sperticati, vero? Ma almeno un commento positivo. È un inizio, no? È un inizio. Scusa, ma tu su Facebook... Quante prenotazioni fai alla settimana? Eh? Oh, ma niente sai di social media te, eh? Lasciamo perdere, va. E su Twitter? Vabbè, ma il caffè? Dico io, ma potresti portarla a fare un giro? Si vede che mi manca quella complicità, quel gioco, quella sensazione che c'è quando uno va in vacanza. Sì, ma vedi, la concettualizzazione del tempo soffre di un errore semantico preistorico. Noi, non conoscendo Albert Einstein, abbiamo dato un nome allo spazio e uno al tempo, mentre invece sarebbe stato molto più opportuno trovare una parola unica. Indubbiamente, indubbiamente. Ma in certi casi farebbe bene farle le vacanze, in certi casi, Ma questo ci limita, capisci? Continuiamo a concepire il tempo disgiunto dallo spazio. E internet acuisce questa sensazione. E internet è uno spazio virtuale, non reale. E questo non fa altro che confonderci di più. Anzi, ci fa credere addirittura di poter dare valore infinito alla variabile temporale. Ma la vacanza è un non luogo temporale. Però, dico io, in certi casi sarebbe bene farla. In certi casi, eh? Sì, vedi, ma non ce la facciamo più ad andare in agenzia, a farsi consigliare da chi ha visto quel luogo in quel determinato spazio temporale. Vedi, dico spazio? Ora che facciamo? Prenotiamo su internet, anzi dall'iPhone. Ci fa risparmiare del tempo. Ma dov'è finita l'intermediazione
di chi quello spazio l'ha visto davvero. Ci facciamo guidare da un algoritmo. Un algoritmo. Per il nostro tempo libero, un algoritmo. Prendiamo un po' d'aria? È meglio, sì. Sì. Per il nostro tempo libero, un algoritmo. Senti, ma perché non la porti un weekend a Londra? Pure non lo so, Dublino, guarda, in questo periodo costa pochissimo. Un algoritmo che mi dice che ho 5 possibilità, tra 12 e 90 e 122 euro. E chi me lo dice che quello da 12 non è meglio? E che magari tra i suoi benefit ha pure una signora che racconta le fiabe ai bambini prima di andare a dormire? Non lo so, non lo posso sapere. Il nostro tempo ha un valore, non può essere un algoritmo a deciderlo. Ma tu non hai sempre comprato tutto su internet? Lo so. Ma è l'unico modo che ho per superare la mia deformazione professionale. Se vado in un'agenzia inizio a pensare, ma li sta facendo bene i calcoli questo? Lo sa che deve aggiungere questa tassa piuttosto che quest'altra? E se chiamo direttamente l'albergo? Inizio a domandarmi se hanno chiamato il tecnico per cambiare i filtri del condizionamento, se hanno organizzato bene i turni della settimana, e che allora tutte quelle stelle non se le meritano, eccetera. Allora è chiaro che prenoto su internet. No, guarda, questa storia dell'algoritmo proprio non mi va giù. E che anche quest'anno altri 4-5 tour operator nazionali hanno chiuso, mentre l'online con le sue aziende le Cayman è cresciuto del 22%. Capisci? Capisci? Capisco. Però devi stare parecchio più calmino, è chiaro? E soprattutto sbrigarti a portare tua moglie in vacanza, perché se la sta facendo con mio marito. Come? Ma aspetta!